Ecco, siamo con il padrone di casa, Marcello Masucco, che è amministratore delegato del Consorzio Mediterraneo, e siamo proprio qui nella sede della Baia del Silenzio. Allora, ci vediamo dopo 6 mesi, è un evento che cresce sempre di più. Sì, un evento che cresce sempre di più, quest'anno siamo veramente ormai 150 seller, quindi 3 volte tanto 6 anni fa quando era cominciato. Ed è il primo evento che si fa dopo lo stato di emergenza, la fine dello stato di emergenza, quindi diciamo è un buon auspicio anche per la ripartenza, portare a Sestri così tanti tour operator internazionali e la speranza di poter fare un 2022, insomma, che è finita la pandemia e si spera anche che si esauriscano presto i venti di guerra, ritornare a fare turismo come fino al 2019. Ecco, questo il vostro consorzio non si occupa solo di turismo ma di altre cose e sempre comunque un consorzio in crescita. Ho sentito nella disamina fatta nella prefazione dell'evento che praticamente avete fatto un nuovo sito internet, avete praticamente nuove pagine social. È un maggior impulso, diciamo, per quanto riguarda la cassa di risonanza della struttura. Sì, abbiamo pensato a un'immagine, a un brand nuovo per il convento dell'Annunziata che sia un po' più consono appunto alle nuove tendenze del turismo e quindi la necessità ad esempio di poter svolgere gli eventi e i congressi sia in presenza che in remoto in casi appunto come quello della pandemia. Abbiamo attivato questo nuovo portale internet dedicato. Vogliamo dire come si chiama? Ma in realtà è un sito che ha un dominio variabile, nel senso che viene programmato per ogni singolo evento, okay. Per ogni singolo congresso. Quindi adesso ad esempio alla metà di aprile, subito dopo Pasqua, ci sarà il primo congresso internazionale fatto in collaborazione con l'Università di Genova, dove verranno oltre 200 ricercatori da tutto il mondo e quindi insomma un po' un segnale di ripartenza importante, ricominciare a fare le cose in presenza e si spera insomma che il 2022 si ritorni a una normalità. Benissimo, allora ringraziamo Marcello Masucco e ci vediamo al prossimo evento qui sempre nella sede dell'Annunziata. Grazie. Buona giornata, buon lavoro.